amici del Ugo, benvenuti in questo nuovo video. Esatto, e io sono il cugino che sono Afka. No, cazzo, non devo. Aspetta un attimo. No! Boh, partiamo così. Brand Jungle non è troll. Beh, appena quando lo facevo io, sì, tipo il giorno stesso in cui è stato uscito. Comunque, i troll qui con Wayne non ci sono, appunto, perché è un mago. Cioè, Yumi... Aia, è attaccato a me. Marco Belze, sei ingrassato? Ciao Marco! No, non sono ingrassato, probabilmente perché adesso sto indossando ovviamente i maglioni d'inverno, perché si tengono indumenti più grossi e magari ti sembra questo. Tu invece hai in programma di espandere il tuo corpo? Ok. Aspetta, dai. Cosa fai stasera? Espando il mio corpo. Va bene, va bene. A posto? Ok. Niente, Karma si rifiuta di giocare. Report Karma. Oddio. Troppo, stavo ridendo troppo. Non devo ridere perché poi mi viene mal di gola. Ho questa maledetta passiva. Ok. Bene, va bene, ci siamo. Vai sotto torre, puttana. Ecco. Oh, massaggino. Forse non c'era nemmeno bisogno del flash. Ora che ci penso. Allora, purtroppo su Jice non si può fare l'Axiom Arc, perché sarebbe molto figo. Cioè, a me piace, sapete, l'Axiom Arc è diventato uno dei miei oggetti preferiti con la Lethality. Però purtroppo non si può fare, perché lui non ce ne guadagna nulla ad avere la ulti più spesso. Quindi dovremmo fare in altro modo. Ciao, ok, buonasera, buonasera. Su di lui, almeno ha un'altra fortuna. Ha la fortuna di poter buildare come si chiama, la Shojin, e guadagnare il massimo possibile dal CD. Perché ovviamente la sua E e la sua Q non sono considerate delle abilità da stun, e di conseguenza guadagna il massimo di CD. E, oddio, forse la E in realtà no. Perché in realtà la E è una doppia cosa, però in realtà stiamo parlando della E così, ok, quindi sì, dovrebbe funzionare. Per fare la doppia palla potentissima. Vi ricordate? Il Jice che spammava le palle. Però prima facciamo full lethality come richiesto da chat. Stiamo giocando Jace full lethality bot come richiesto da qualcuno in chat col proponium pick. Perché per chi non lo sapesse, amici del tubo, è tornata la ricompensa per cui la chat può decidere che cosa io gioco. Loro votano 5 pick e tutti gli altri della chat ne scelgono uno solo. Tra poco arrivo, un attimo dietro che faccio finta di essere inutile per un po'. Poi tornerò. Cazzo, si è mossa. Dovevi stare un attimo indietro anche tu. Ero pronto a far tanto male. Fa niente, fa niente. Quella Lux non c'ha più mana almeno.
Forse una spella può fare, però solo una. Ok, se avete di livello forse ne può fare due. Ok. Jax! L'ha rubato il minion. O meglio, non l'ha preso nemmeno lui. Non c'era bisogno. Ok, ok. E mi ha rubato il minion, però non mi ha aiutato a pushare gli altri. Allora. Ciao, Pushinata! Mi saluti Paolo Esposito. Non so chi sia. Non lo conosco, ma ti ringrazio dei 100 bits. Ok. Saluta per favore. No, no, io non saluto chi non conosco, mi dispiace. Prima me lo presentate, poi dopo lo saluto. Un saluto vale più di 100 bits, amici. Soprattutto una persona che non conosci. È una gag, gli somigli tantissimo. No, io al massimo è lui che somiglia a me. Ma guarda un po' te, se mi dovete accusare di questi crimini. Ok, vai. Oh, oh sì, tieni il mio martellone. Ti piace, Samira? Non sai che cosa ci faccio a casa con questo martellone. Ma che fai? Il flash di karma non c'è in sta partita. Dai, prendiamo sto cesso di drago. Oh porca, sono arrivati dei bits. Stavo per dirti. Salutamelo Paolo Esposito. No, 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 no. Ragazzi, potrebbe essere una trappola, capite? Se io lo faccio, poi ci sono le IA che prendono la tua voce e ti fanno dire le cose che non devi. Non lo farò mai, non cascherò mai in queste villanate. No, no, io non mi fido, ragazzi. Ci sono gli hackers online, sull'internet. Non bisogna fidarsi di nessuno. Mai parlare su internet. Non lo faccio, no, che non lo faccio. Magari per un altro centinaio di bits, però forse sì. Vediamo, eh. Non mi faccio corrompere. Giuro. Vieni via, vieni via. Un rutto decore. Vabbè, andiamo botte. Buongiornissimo a tutto il culto di Briciola. Buon arrivato, ben arrivato Phoenix a Briciolandia. Ciao grande cugino, buonasera, ciao King Nibi, buonasera, buonasera. Mi piace tanto godere, bravissimo qua, dice. A me invece piace inculare Samira. Oddio, no, siamo in fascia protetta, non si possono dire queste cose. Ti sbatto al muro. Che bello sbattere Samira con una... Oddio quanto godo. Quella Samira di prima che ci ha rovinato il game, adesso io penso che sia lei e la uccido. Oh porca, sono arrivati dei bits. Mamma mia. Allora saluta Mago e il suo nick. No, no, non lo faccio. Saluterò Paolo Esposito. Paolo Esposito, buon salve. Mi hanno detto che mi assomigli molto. Mi hai copiato per caso, eh? Guarda che ti conviene smettere subito di copiarmi. Io vado. Ciao cugino, vedo spesso i tuoi video sul tubo. Sei forte come player e come persona, yeah. Complimenti. Cazzo mille!
Volevo usare il barrier, ma non pensavo che lei mi saltasse in testa. Cazzo, voleva proprio saltarmi. Non lo dico. Sul cazzo. Non l'ho detto. Non l'ho detto. Va tutto bene. Andiamo bene. No. In realtà c'ho ancora un po' la tosse quando urlo troppo. Con la voce! Mannaggia. Che cazzo ci ho fatto con la gola in sti giorni? Giuro, non ho fatto pompini. Quindi non capisco. Che cazzo. Ciao Gigi, comunque grazie mille dei 2 mesi, bentornato, e grazie mille del complimento sui video del tubo, sono molto molto contento che ti piacciono. Adesso però spariamo a questa Lux, spacca tutto, io mi disinteresso letteralmente delle ward. C'è proprio una cosa che non mi piace, è pulire le ward, cioè in quei 3 secondi posso camminare in lane. Quindi, boh, non lo so. Guarda qua. Ditta demolizioni Stoneglend. Uff, sei morto. Oddio. Calpestata con tutto il martellone. Tecnica Vietcong. Forse il mio infallatore. No, dai, non lo fanno. Uso anche le mie pozionine. Chat, preparatevi all'esplosione cosmica di Lux. Esatto, vedete, stavo aver fatto la R e ha esploso me. Madonna, che culo, non era nemmeno guardato. C'aveva il sesto senso questa, ma chi è Spider-Man? Sì, vabbè, io però adesso devo mandare un ticket alla Riot. Devono smetterla di matcharmi contro i supereroi. E non se ne può più. Come ha fatto a sapere che ero lì? Allora, le cose sono due. O è letteralmente Spider-Man, oppure sta guardando la mia live. Che dite? Sarà Spider-Man, ragazzi. Penso sia Sniper-Man. Sniper-Man, sì. Vi hanno visto per i video? No, noi siamo entrati lì molto prima dei video. Minion non danno visione dei cespugli. Guarda, ti faccio vedere. Vedi questi minion? Vedi che non fanno vedere cosa c'è lì dentro? Sì, la schivi così? Eh? Mamma mia, si riprende. Pensi che mi abbia fatto male? Pensi che io adesso abbia paura? Porca troia. Ho guardato. Un nemico è stato ucciso. La tua squadra di buonasera, sono Tom. Era andato l'autobus, non ci ha visto andare via, allora ha detto vabbè. Prese. Serie di uccisioni interrotte. Senza paura. Boom. Schiacciatella di Lux. Presto al cinema. Boom. Come si chiama quel gioco dove appunto spara? È tipo bullying, non lo so. Tic tac. Questa è la terza torre del game offerta ai suoi compagni da
Jice 11-2, attenzione. No back. Comunque Malzahar e Jax sembrano veramente molto simili come splash art, ora che ci faccio caso, che sono così vicine. Porca troia, stessi identici colori sia degli occhi che del vestito. Wow. Malgax, Malzahar. Ho detto Malzahar, ho detto Malgax. Ho detto Malgax. Ma chi è Malgax poi? Buonasera, Frenzy, buonasera. Occhi all'orizzonte. Concentrazione. Vabbè, comunque sono molto simili. Un nemico è stato Porca troia. Beh, io lo faccio. Ho bisogno di mana. Scappa, scappa. Vieni qua, vieni qua. Dal pesto. Ok. Per fortuna il nostro mega super gigantesco range ci aiuta in questi casi. Quanto è bello sto range di sta combo che ha. Vogliamo divarla, proprio vogliamo distruggerle la vita. Già sta qui, sta piangendo che... Io sono pronto a fare la mia combora. Ok. Allora. Mi piacerebbe molto fare questo. Cos'altro potremmo fare che dà tanta letalità? Intanto questo non è male, eh. Però più che letalità stavo pensando al CDR per fare questo. Per fare 2Q ogni volta, che non sarebbe schifo. Però magari lo facciamo dopo, anche se dubito che il game durerà più di così. Però già con questo sarà una roba incredibilmente potente. Boom! Che esplosione mega galattica. Comunque, chat, stavo pensando, dopo vi andrebbe di vedere come sta proseguendo la sfida di Elden Ring contro la chat. Perché magari molti di voi non hanno visto dove sono arrivato. Adesso dopo questa partita ne faccio un'altra. E dopo l'altra partita volevo fare un po' di Elden Ring, un'oretta. Così vi faccio vedere dove sono arrivato. E cosa vi aspetta anche quando venite in live al pomeriggio, che appunto faccio Elden Ring. Domani pomeriggio appunto ne faccio un bel 3 ore. Boom! Mamma mia, doppia? Così? No, è scappato.
Arriva la Q di Lux. Victor contro Jace, tra l'altro. Siamo in lore qui. Praticamente sto facendo una run, blind run, la mia prima esperienza con un Souls in cui gioco a... in gioco contro la chat. La chat può spawnare mostri con i punti canale, cose così, e può interagire con, appunto, col mondo di gioco e con ciò che mi succede, che è molto figo. Dopo in caso vi faccio vedere un po' un'oretta. Dopo vediamo, vediamo. Solo che appunto devo dirlo a Marghe. Di sta cosa. Tic. Ok. E niente. Arriva l'esplosione, boom! E abbiamo evitato così il nostro compagno. Che danni. Questo era quello più dato. Ha dato un sacco di gold. 600. Figlio io che qua ho bisogno di mana, almeno quello. Non mi avete dato il red, ma prendo io il blu. Dove sarà Victor? Eccolo qua. È passato proprio in mezzo a tutto. Precisissimo. Quanto one shot ha Jace letali. Wow. La tua squadra ha distrutto. Arriverà Lux adesso, immagino. Vediamo un po'. Mannaggia. Adesso mi focus un attimo sul momento, ragazzi, perché purtroppo sto pensando ad altre cose, anche per cosa fare dopo, durante il live, e mi sto distraendo, non sto focusando sul game. Adesso torniamo un attimo nel focus, scusate. E giustamente quando hai tanti pensieri e tante cose a cui devi pensare è normale che succeda così. Boom! La spacchiamo così di botte. Io ancora non ho abbastanza cooldown per fare 2Q, vero? Mi faccio EQ. Lei dura 4 secondi. Questa è 4,37. Purtroppo no. Quindi devo prendere ancora più CD. Oh, ce l'ho già in realtà. Sì, ce l'ho già. Vado a prendere. La tua squadra ha distrutto una torre. Manco d'oro un martello così forte, ma il martello di Jace Lethality è devastante. Ok, vediamo la Q. 3,68, perfetto. Perfetto. Potremmo prendere altro CDR, in che modo? Cosa che dà altro CDR? La Black Cleaver. La Black Cleaver da 30. E allora andiamo. E allora sotto! Vediamo un po'. Qualcosa che scala in AP non ce l'abbiamo, se non solo la W. Basta. Il danno intorno a noi. Ora 3,95 di cooldown. Vediamo se ci riesco a farne due. Oppure no. Uno. No, ancora no. 3,95 non bastano, perché c'è anche il tempo dove viene castata la cosa. Nonostante io faccia prima la Q, poi la E. Ok. Forse ecco, il mana mune sarebbe utile, perché mi aumenta i danni delle abilità. Il mana mune è perfetto. Il problema è che, porca troia, non ho la goccia. Sera cugino, sei il mio canale più guardato nel riepilogo di Twitch. Ma che onore.
Molto bene, molto bene. Questo è molto bene, ragazzi. Questo è bellissimo. Prima la goccina. So che è un po' brutto prenderla adesso, ma non fa niente. Non saremmo noi. Allora, preferisco che lo prenda loro, sennò, cioè, così sorrendono meno, sennò è troppo. Io voglio completare la mia buildona. Il mio obiettivo. Il mio sogno. Oh, sparata a qualcuno. È stato easy, sì. È stato proprio easy. Tic. Ok. La tua squadra ha distrutto una torre. Ma come? Cosa è successo? Avete visto, la mia Q non si è potenziata. La mia Q, io sono morto, ho sparato la Q, c'era la E, però non si è potenziata e non l'ho uccisa io. Guardate il replay. Lo faccio rivedere più attentamente nel replay, va? Ok. Ok, ok. La tua squadra ha distrutto una torre. Ma come? Cos'è successo? Avete visto, la mia Q non si è potenziata. La mia Q, io sono morto, ho sparato la Q, c'era la E, però non si è potenziata. A me non è sembrato che si fosse potenziata. Magari si è potenziata? A me è sembrato di no. Cioè, è sembrato che la velocità fosse sempre la stessa, lenta. Forse si era potenziata invece, sapete? No, non si era potenziata? Ha fatto i danni da non potenziata, però. Non lo so. Non ne ho veramente idea. Ormai. Forse perché morendo la mia Q non si poteva più potenziare mentre viaggiava. Strana interazione. Non l'ho capita. Però ha anche senso in realtà. Da un punto di vista di programmazione. Ora vado a prendere il Manamune. L'esplosione sembrava molto più piccola, sì. Jax ha finito due oggetti e ha fatto triple. Jax ha finito la Shoujin e adesso domina la Landa con due item. Vabbè, che gli altri sono tutti belli smangolati, eh. Visivamente sembrava di no, e anche i danni la pensano così. Ok, allora sarà stato un no. Probabilmente se è morto in programmazione, questa cosa non worka bene. È come dire, se è morto Jax la Q non si può più potenziare. Ho capito. Ciao Cosimox, ciao Morde. No, Morde c'eri già prima. Boom. No. Forse devo farla proprio davanti a me. Voglio sparare di più. Allora, purtroppo l'unico oggetto che è questo, che purtroppo non ha cooldown quello. Ma a me l'ha già potenziata. Sì, l'ha già potenziata. 3,48. Forse con il blu. Forse con il blu ce la posso fare. Dovrei prendere un oggetto che mi dà più CD del fine della notte. Anch'io la faccio la triplona. Ok, beh, forse adesso surrendano. Quello forte ha fatto tripla, quindi è ancora forte. Surrendiamo? Sì, dai.
Speriamo che non sia così, però. Adesso vendo la fine della notte per comprare... Oh, l'essence river ci potrebbe stare. È fico. È molto fico e mi dà pure mana. Però... Tim, vi prego. Tim! Siete pacifici! Ok, vedete, ammazzo tutti, il mio team distrugge tutto. Cazzo, tre inibitor per noi, mi sa che è finita. Ah, Serilda pure, ci può stare. Questo non è male, questo non è male. 2,96, dai, per forza adesso. No, bene, due palle potenziate. Sì, l'Axiom Mark da Ability Haste. Però, ma anch'io sono in fissa con quell'item, non ti preoccupare, Lysias, a me piace tantissimo. Però, come ho detto all'inizio del video, purtroppo su Jice non funziona bene. Quindi, non avendo una ulti, quindi è uno spreco. Cazzo, il mio team è stravinto, quindi... Aspetta, magari Renekton? Renekton il salvatore? Niente. Vabbè, ovviamente questa partita non l'ho fatta partendo da subito con l'intenzione di fare due palle di cannone con una E. Quindi è normale che ci siamo arrivati solo adesso, se no potevamo farlo già dal minuto 25, direi. La tua squadra ha distrutto il territorio. Vabbè. GG. Va bene, va bene, va bene, va bene. Comunque è stata bella lo stesso. Va bene, signor Codice, grazie mille dei game. Grazie, 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 grazie. Ok. È stata una bella partita proposta dalla chat con questo Jice ADC full lethality. Noi l'abbiamo fatto, poi però ho detto dai, facciamolo anche un po' di CDR. La prossima volta, se faccio la build mista come la mia che trovate sul sito web, quella di Jice, la trovate qua nella sezione Troll Pick, nella sezione Mid, e trovate il Jice Cannoniere. Ovviamente tier S+, perché è molto molto forte. Ah, tra l'altro avevo rune diverse, ma avrei potuto mettere anche queste statistiche qua che qua vedo che non avevo fatto. E la build era Draktar, Yonian, Manamune, sì, quindi partire di goccia, e poi Serilda, Shogin, e questo, sì, giustamente, era quello che stavo andando a fare adesso, però purtroppo, iniziando full lethality, era difficile dopo avere tanto CDR, Collector non te ne dà, la fine della notte non te ne dà, quindi... Però comunque è una build molto forte anche quella full lethality, giustamente, a me piace fare cose strane, quindi cerco poi di variare un po' le cose. Già full lethality è abbastanza fuori meta, con quella full CDR ancora di più voi.